L'accordo di PDL e Lega per la candidatura unica di Maroni a governatore della Lombardia e l'alleanza a livello nazionale suscita malumori in entrambi i partiti. Per ora l'ex sindaco PDL di Milano, Albertini, candidato alla presidenza della regione Lombardia, resta in campo nonostante l'intesa di PDL e Lega. Maroni invece ribadisce che Berlusconi si è impegnato per iscritto a non candidarsi alla presidenza del Consiglio, cercando così di far tacere i malumori della base leghista. Berlusconi, da canto suo, rivolge un appello contro l'astensione, dovete andare a votare, ha detto intervistato su Canale 5, e boccia l'ipotesi di candidato premier Tremonti, non ha il talento di tenere uniti. Nel campo dei democratici, direzione decisiva per il varo delle candidature per il Partito Democratico. L'alleanza Lega-PDL è un film già visto e non farà il bene dell'Italia, questo è il commento del segretario Bersani. L'accordo tra Berlusconi e la Lega è la fotografia della vecchia politica che ha rovinato l'Italia. Oggi il Paese merita un governo credibile di centrosinistra per cambiare nel segno dell'equità e dello sviluppo e noi possiamo farcela. Le candidature si stanno definendo anche al centro, vagliati dal commissario Bondi e da Mario Monti. E Casini attacca Berlusconi, Lega e PDL si vergognano di Berlusconi, per questo non sarà lui il candidato premier. Questo è l'accordo della disperazione. Questa nuova campagna elettorale ci dà due possibilità vere, quelle di Bersani e quelle di Monti. Tutto il resto è un déjà vu anche abbastanza triste, perché non sono nemmeno in grado di scegliere un candidato e probabilmente si vergognano di Berlusconi, per cui devono affiancarlo con altri nomi di comodo. Francamente devo dire una dimostrazione di pessima politica, che però assegna nuove responsabilità alla coalizione a cui mi onoro di appartenere. Bisogna combattere gli evasori, non i ricchi, dice ancora Casini a proposito della provocazione di Nichi Vendola, i ricchi vadano al diavolo, aveva detto il leader Sell. Vorrei difendere i cittadini onesti di questo paese, i cittadini ricchi, i cittadini poveri, i cittadini per bene che pagano le tasse e che non meritano di essere mandati all'inferno dall'onorevole Vendola, che recupera un frasario, una terminologia marxista-leninista di 70 anni fa. Il problema non è distinguere tra ricchi e poveri e fare la caccia al ricco. Il problema è pretendere che tutti i cittadini paghino le tasse. Sulle liste deciderà Monti, ha confermato ancora il leader UDC. Noi non abbiamo alcuna politica delle quote al Senato. Tutti i senatori saranno indicati dal Presidente del Consiglio. Il mio partito ha zero senatori, non ha un terzo di senatori, la metà, un quarto, un quinto. Noi avremo zero senatori e faremo il gruppo parlamentare unico. In Italia, con il peggiorare della crisi, c'è un rischio elevato di cadere in un'enorme trappola della povertà. Una volta che una persona entra in difficoltà è molto difficile che riesca ad uscirne. E quanto si legge nel rapporto dell'Unione Europea 2012 su occupazione e sviluppi sociali. L'Italia viene accomunata così con Grecia, Spagna, Malta e i paesi baltici, in cui c'è un alto rischio di entrare nella povertà e basse possibilità di uscirne. La Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo ha condannato l'Italia per il trattamento inumano e degradante di 7 carcerati detenuti nel carcere di Busto Arsizio e in quello di Piacenza. La Corte ha condannato l'Italia a pagare ai 7 detenuti un ammontare totale di 100.000 euro per danni morali. Nella sentenza la Corte invita l'Italia a porre rimedio immediatamente al sovraffollamento carcerario, perché secondo la Corte vengono violati i diritti dei detenuti tenendoli in celle dove hanno a disposizione meno di 3 metri quadrati. Sono profondamente avvilita, ma purtroppo l'odierna condanna non mi stupisce, c'era da aspettarselo, questo è il commento del ministro della Giustizia Paola Severino.